Benvenuti, grazie per essere qua. Non so quanti di voi lo sapevamo, abbiamo pubblicato la notizia che dovremmo fare un collegamento ora con Fabrizio Ravanelli, che insomma ci ha dato la disponibilità a raccontarci insomma quello che faceva in quel periodo. Ogni tanto segnava, giusto Marco? Ma più che ringraziare voi, ringrazio anche Marco Benarrivo, al quale facciamo un applauso perché è uno juventino, penso doc. Se oltre ai suoi, insomma, le sue attività su Facebook potete vedere insomma dove va, fa tutte le trasferte, Juve, casa, fuori casa. Marco, vieni qua, grazie perché ha accettato insomma di fare due battute con Fabrizio Ravanelli, qualora insomma decidesse di rispondere. Hai già visto il film? Ho già visto il film, ragazzi, e per gli juventini in sala, che credo siano tutti, o c'è qualche infiltrato di qualche altra squadra, c'è qualche interista, milanista, anche se romanista, ci fosse, ecco, non alzerebbe la mano. C'è un infiltrato lì, qualcun altro, niente, no, se hanno pagato il biglietto, vabbè, possono restare, se no li mandiamo via, non c'è nessun problema. Guarda, fai come vuoi. A dire il vero, il grande infiltrato è proprio il padrone della sala qui, perché è il prete, tifa per una squadra che dovrebbe essere la nostra avversaria diretta quest'anno, ma credo che invece comunque ragazzi, ecco, la sorpresa che volevamo fare al pubblico in sala, oltre a quella di vedere questo splendido film, insomma, per chi si commuove facilmente preparate i fazzoletti, perché va sicuro che è un colpo al cuore, qualche scena di questo film, la storia della rincorsa alla terza stella, insomma, dal 1980. Se ti interrompo, e abbiamo Fabrizio collegato, abbiamo... E facciamo un applauso a Fabrizio Ravanelli. Grande protagonista di quegli anni, Fabrizio Ravanelli. Ciao Fabrizio. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Fabrizio. Allora, niente, io non so cosa dirti perché, voglio dire, per me sei stato un mito, un giocatore fantastico, un sinistro meraviglioso, migliore di quello di Maradona? Ascolta, è vero che avevi un sinistro meraviglioso, però il gol più importante della tua carriera l'hai fatto di destro. Ci racconti quella sera di maggio all'Olimpico? Ma fu una serata memorabile, non solo per me, ma per tutta la Juventus, perché non so se avete già visto il film, lo vedrete in pratica. La Champions rimane sempre quel trofeo dove tutti i dirigenti, tutta la famiglia, tutti i tifosi vogliono che la Juventus torni a vincere. Quindi quando io sono riuscito a fare quel gol contro l'Ajax il 22 maggio 96, credo che non solo per me, perché rimarrà sempre dentro il mio cuore questo gol, ma per tutti quanti i juventini, per tutta la famiglia Agnelli, credo che rimanga indelebile questo gol, perché è un gol importante, il primo gol su azione in una finale Champions League per la Juventus, quindi un gol che comunque ha fatto e ha portato ad alzare la Coppa Campione, quindi un gol importante. Hai giocato 4 anni nella Juventus, dal 92 al 96, hai vinto tutto, perché Scudetto, la Champions, anche una Coppa UEFA, se non sbaglio, prima negli anni di Trapattoni. Esatto, quindi voglio dire, è stata un'esperienza per te fantastica, e ricordo che insomma eri uno di noi, perché io ero uno di quelli che andava in curva in quel periodo, e il coro per te è che Ravanelli è un amico degli ultras, per dire che eri veramente un sangue bianconero già prima di venire a Torino, è così, no? Sì, sono sempre stato tifoso della Juventus, è stata sempre dentro il mio cuore, e quindi lo sarò sempre tuttora, perché la Juventus per me è stata una scuola di vita. Lo è tuttora, lavoro tuttora per la Juve, quindi credo che la Juventus rimanga sempre nel mio cuore. Allora Fabrizio, raccontaci un po' di questo film, penso che l'hai visto nel montaggio poi finale, sei anche un protagonista perché racconti la tua esperienza, insomma, ricordaci un po' quegli anni che hai vissuto tu, insomma. Ma sono stati anni fantastici, anni memorabili, innanzitutto devo essere... Sono molto felice che il produttore ha voluto me e pochi altri a raccontare la storia, quindi questo mi riempie di orgoglio e far parte anche di questo film in maniera da protagonista,
mi fa un enorme piacere, è un film che racconta tutta la storia della Juventus, della famiglia Agnelli, e racconta quei quattro anni dove io ho vissuto da protagonista vincendo praticamente tutto, e è stato veramente bello poterlo raccontare, poter trasmettere a tutti i juventini, non solo quello che succedeva all'interno di una società così competente, così trasparente, così professionale. Anno 94-95, Tridente fantastico, doveva essere Baggio, Vialli, Ravanelli, è diventato Del Piero, Vialli, Ravanelli, perché insomma Del Piero nelle gerarchie ha superato Baggio, ma tu eri un punto fermo assolutamente imprescindibile. Ma sì, quei due anni credo che sia sempre stato il giocatore che ha fatto più gol della Juventus, perché nel 94 riuscì a fare 34 gol stagionali, l'anno successivo 28 gol, quindi credo che mi ero conquistato il posto da titolare inamovibile sul campo, quindi questo mi faceva enormemente piacere, con la Juventus mi ha permesso anche di conquistare la nazionale, quindi credo che quegli anni per me sono stati anni importantissimi che non dimenticherò mai. E raccontaci un po' quell'azione, lancio dalle retrovie, colpo di testa all'indietro di De Boer, l'attuale allenatore dell'Inter, insomma a noi juventini ci fa anche un po' piacere che quell'errore l'ha fatto proprio De Boer, tu ti sei infilato tra De Boer e Van der Sar, e poi raccontaci il dopo, perché sei esploso in una gioia incredibile come tutti noi. Ma è logico, io credevo che quella palla l'avrei conquistata, sono andato con la convinzione di rubargli la palla, perché sapevo che sia De Boer che Van der Sar abusavano nel loro palleggio, e ho sperato in un loro fraintendimento e sono andato con il piede sinistro, sono riuscito ad anticipare, poi la palla si è allungata quel modo giusto da poter calciare col corpo sbilanciato di destro di piatto interno, e credo che sia venuto fuori un gol a capolavoro. Sapevi già che quella sarebbe stata la tua ultima partita con la Juventus, perché poi nell'estate successiva sei passato al Middlesbrough in Inghilterra? No, assolutamente, anche perché ero stato chiamato da Umberto Agnelli nel suo ufficio e mi aveva detto che ero il punto fermo della squadra, che sarei diventato capitano della squadra, quindi me lo ricordo benissimo le sue parole nel suo ufficio, facendomi vedere tutti i trofei di tutti i giocatori, i capitani della Juventus, quindi ricordo benissimo, è stata una sorpresa per me, quindi inaspettata. Quindi anche una delusione? Ma è logico, quando finisce un rapporto così profondo, così intenso, c'è sempre un pizzico di delusione. Senti, sei diventato famoso anche per quell'esultanza con la maglia tirata su sul volto a nasconderti, insomma, da dove nasce? Qualcosa di spontaneo o te la sei studiata? No, nasce da una cosa spontanea, una partita contro il Napoli, che Lippi all'intervallo della partita disse che anche non giocando bene, ma la partita l'avremmo vinta, perché nella nostra squadra c'erano 11 campioni e che l'avrebbe risolta un campione, e io a 5 minuti dalla fine riuscii a far gol e dare i 3 punti alla Juventus, e mi venne così istintivo di mettere la maglia sopra la faccia. E poi è diventata una tua caratteristica, come quel mancino terribile. Ascolta, c'è qualcosa che non sappiamo di quegli anni, perché voglio dire, forse è stata l'edizione insieme a quella attuale, a quella degli anni 80 di Platini, l'edizione più bella della Juventus, sappiamo un po' tutto, Lippi, Ravanelli, Vialli, Del Piero, una grande squadra, c'è qualcosa in più che non sappiamo, qualche aneddoto che magari ci vuoi raccontare? Ma no, ma guarda, è stato detto tutto quanto, era una squadra molto coesa, che andavamo molto d'accordo, c'era un gruppo veramente fantastico, quindi credo che il gruppo abbia costruito le grandi vittorie, perché la Juventus era una grande squadra non solo in campo ma anche fuori, aveva alle spalle una società molto solida che ti permetteva di veramente di giocare e rendere al 100%, credo che siano questi i segreti di una società, di una squadra vincente.
Sei anche un signore che mi sembra in una partita di Coppa hai fatto 5 gol in una stessa partita o cose del genere, o la memoria mi inganna? Sì. No, ho fatto, ancora sussiste questo record dei 5 gol in Coppa UEFA contro il CSKA di Sofia. Fu anche quella una giornata memorabile che rimane ancora nella storia e credo che sia una delle più belle soddisfazioni a livello personale che ho fatto nella mia carriera. Tra l'altro mi ricordo era un periodo che Vialli faceva fatica a segnare, ha fatto una grande azione, pallonetto al portiere, traversa e tu che fai il tapin e la butti dentro, Vialli che bestemmiava e tu che invece, che invece esultavi, andò così se non mi ricordo male. No, bestemmiava no, era sfortunato perché non riusciva a fare gol e quindi era dispiaciuto, però allo stesso tempo era molto contento che poi alla fine le sue azioni si concretizzavano in gol. Ma che tridente eravate? A proposito di questo, una domanda anche sulla Juventus attuale. Voi eravate un tridente straordinario, non pensi che la Juventus attuale faccia meglio a giocare un po' più in maniera offensiva con tre attaccanti invece di come gioca adesso? Ma no, non lo so questo, credo che Allegri sia talmente bravo da poter far mettere in campo la migliore squadra, i migliori giocatori, anche perché noi siamo fuori e lui è a contatto quotidiano con i propri giocatori, quindi vede chi è più in forma o chi meno in forma, quindi credo che sia inopportuno dire chi deve giocare e chi non deve giocare. Hai detto che lavori ancora per la società, qual è il tuo compito attualmente? Ma no, vado, essendo una legend della Juventus, giriamo, rappresentiamo la Juventus in Europa e nel mondo. E anche la settimana prossima dovrò essere in Belgio per poter aprire una Academy della Juventus in Belgio, poi mi recherò in Giappone con la Juve Legend e quindi giriamo per il mondo per promuovere sempre il marchio Juventus in tutto il mondo. Però ovviamente vuoi ricominciare ad allenare, insomma, dopo l'esperienza? Assolutamente sì, assolutamente sì. E perché nessuno punta su di te in Italia? Non lo so, perché credo che ormai tutti sanno come va nel calcio oggi. Vabbè, non posso dire altro. Non lo vogliamo sapere. Comunque Fabrizio, grazie mille per tutto quello grazie che hai fatto nei tuoi anni alla Juventus, per la tua carriera fantastica. Sei stato un giocatore, insomma, eri uno dei miei preferiti per tutta una serie di motivi. Ho fatto anche delle litigate con gli amici per te, perché insomma secondo me eri un mito straordinario e niente, ti ringrazio per la tua carriera, grazie a voi. Ti faccio l'in bocca al lupo per quella di allenatore, grazie, che spero riprenda il più presto e ti lascio all'applauso della sala del Cinema Gabbiano. Siete molto gentili, un abbraccio a tutti. Grazie mille a Fabrizio Ravanelli, è stato insomma una sorpresa che abbiamo voluto farvi perché insomma il film è bello e bastava da solo, però introdurlo così non erano gli autogol, non era uno degli autogol, era Fabrizio Ravanelli. No, era Fabrizio Ravanelli, quello vero, poi diamo il numero a tutti così gli rompete le scatole. Insomma ecco, grazie ancora a voi, speriamo, insomma siamo contenti insomma se questa sorpresa vi sia piaciuta, altrimenti ve la prendete con Marco che è un'enciclopedia della Juve, quindi all'uscita lo trovate in un banchetto e risponderà alle vostre con l'intervista, ma l'ho frenata poi a un certo giuro punto. Che ti faccio intervistare De Laurentiis, grazie. No, non ci tengo. Ciao. Non ci tengo. Guardatevi il film e buon divertimento a tutti, grazie.